La lezione di oggi è la sincronizzazione. Perché quello che abbiamo fatto finora è considerare un semplice canale a VGN in cui uno trasmette il simbolo X, il segnale S di T e riceve una versione corrotta al rumore del segnale trasmesso. Quindi in questo modello il canale è una delta di Dirac a cui somma del rumore. Non fa niente più che questo. Tuttavia in realtà noi sappiamo che il canale fa molto più che questo. Ad esempio, il canale attenua. Non è che la potenza ricevuta è uguale alla potenza trasmessa. Altrimenti, se così fosse, uno potrebbe trasmettere su Marte con un milliwatt di potenza. Invece non è così. Io trasmetto una certa potenza e il canale attenua riceve una potenza più piccola di quella trasmessa. E oltre a questo ci sono tanti altri effetti che abbiamo sempre trascurato. È il momento di tenerne conto. Per far questo cominciamo a descrivere un modello adeguato. Il segnale trasmesso è qualcosa del genere. Somma su K appartenente a Z di segnale trasmesso nel kesimo intervallo di segnalazione, che è la forma d'onda corrispondente al simbolo A con K, ritardata di KT, dove T è il tempo di simbolo, somma su tutti quanti possibili intervalli di segnalazione. In questo modello sto implicitamente assumendo che la trasmissione sia con assenza di memoria, il modulatore lavori in assenza di memoria. Infatti vedete, al kesimo intervallo trasmetto una forma d'onda S che dipende dal solo simbolo kesimo. In realtà posso tranquillamente considerare anche il modello in cui all'istante K io trasmetto una forma d'onda che dipende non solo dal simbolo A con K ma anche dai precedenti simboli fino al simbolo A con K meno L. Ok? Non cambia nulla, il modello è lo stesso. Utilizzerò questo soltanto perché è un po' più comodo, c'è un solo patch, quindi devo portare indietro tutti questi. Ma in realtà non cambia nulla per il discorso che sto per fare ora. In genere è una trasmissione in banda passante, quindi io posso anche scrivere come parte reale di 102 volte l'equivalente passo a basso, che è una sommatoria su K appartenente a 0 di equivalente passo a basso corrispondente al simbolo kesimo t meno kt elevato a 2 pi greco i fct. Quello che ricevo, come detto prima, non è semplicemente quello che trasmetto corrotto da rumore, ma ci sono degli effetti aggiuntivi. Prima cosa, c'è un'attenuazione introdotta al canale, fatemela chiamare A. Poi c'è un ritardo di propagazione, quindi io trasmetto all'istante 0, ma ricevo il segnale dopo, fatemi chiamare tau, tale ritardo, tau secondi.
Abbiamo già detto che il contributo di ritardo all'esponente, quando moltiplica una frequenza FC così grande, risulta in una fase del tutto aleatoria. Infatti, se considerate il caso che FC è ad esempio 1 GHz, quindi 10 alla 9, e che il ritardo tau magari ve lo riuscite a stimare, ok? E quindi per voi tau misurate esattamente la distanza tra trasmettitore e ricevitore, sapete che la velocità di propagazione nel vuoto è C, la correggete con le costanti dielettriche in aria oppure nel mezzo guidato che state utilizzando, calcolate un ritardo di propagazione esatto, in realtà quel ritardo non è esatto ma è una stima e la stima differisce in una certa differenza che fatela chiamare delta tau. Quindi questo oggetto qua diventa 2π greco FC tau, stima tau vero o tau misurato, quello vero è uguale a quello misurato più una certa incertezza, questo è un parametro, questo è un parametro fissato, questa è una certa incertezza che magari può essere dell'ordine, che vi dico io, il ritardo può essere di un millisecondo, l'incertezza l'avete stimato alla perfezione, l'errore che commettete è una parte su mille, quindi ho un ritardo di un millisecondo, con un errore di un millesimo di un millisecondo, l'errore circa di 10 a meno 6, un milionesimo, va bene? Ed è una stima precisissima, perché il ritardo è un millesimo di secondo, io commetto un errore sul ritardo, che è pari a un millesimo del ritardo vero. Tuttavia, quando moltiplicate 10 a 9 e 10 a meno 6, ottenete un coefficiente qui che è 10 alla 3, che è enorme, perché è enorme la frequenza portante. Quindi quando avete un numero a caso, perché questo errore lo potete modellare come uniforme, anche se su un intervallo piccolissimo, quando moltiplica FC il grandissimo, diventa un errore a caso insieme enorme, che a multipli di 2π greco dà luogo a una fase completamente aleatoria. E se sommate una fase fissa, costante, a una fase aleatoria, ottenete sempre una fase aleatoria. Questo discorso l'abbiamo già fatto quando abbiamo introdotto la decodifica il ricevitore incoerente. E abbiamo detto che l'effetto di propagazione, il ritardo di propagazione genera una fase aleatoria introdotta al canale. Quindi è inutile portarsi dietro questo ritardo qua tau come se io fossi in grado di stimarlo. Alla fine tau per FC dà luogo a una fase del tutto aleatoria che io chiamo beta. Quindi quello che non conosco è l'attenuazione introdotta al canale, la fase aleatoria introdotta al canale, il ritardo di propagazione introdotto al canale. Tuttavia ancora c'è qualche altra quantità che in realtà non conosco, perché benché per demodulare un segnale io devo conoscere il formato di modulazione utilizzato, cioè se devo demodulare un segnale devo sapere se il trasmettitore utilizza una modulazione PSK oppure QPSK oppure ASK oppure una modulazione frequenza, devo conoscere il tipo di modulazione utilizzato al trasmettitore per utilizzare il giusto demodulatore, e quindi so anche a che frequenza sta trasmettendo,
mica posso cercare il segnale che volete modulare io su tutto lo spettro elettromagnetico. So che trasmette una certa frequenza, lo vado a cercare in quella frequenza. E so anche con che rete sta trasmettendo e quindi con che frequenza di simbolo o tempo di simbolo sta utilizzando. Tuttavia, anche in questo caso non ho una conoscenza perfetta, cioè il trasmettitore utilizza un tempo di simbolo T, io per demodulare il ricevitore utilizzo un tempo di simbolo T', che sono molto simili fra di loro, ma in realtà ci sono piccole differenze e possono causare problemi. E anche qui il trasmettitore trasmette una frequenza FC, ma io per demodulare quel segnale utilizzo la frequenza FC'. Se il modello il ritardo di propagazione che il tempo di simbolo T' che sto utilizzando al ricevitore come un tempo di simbolo T vero utilizzato al trasmettitore più una certa differenza e la frequenza importante FC' utilizzata in ricezione come una frequenza FC vera utilizzata in trasmissione più una certa incertezza di frequenza, allora il segnale ricevuto può essere finalmente modellato come radice 2 a elevata di θ somma su k partente a z equivalente passo a passo del simbolo trasmesso, del segnale trasmesso nel kesimo intervallo di segnalazione t meno tau meno k t più delta t elevato a 2 pi greco i fc più delta f t più rumore. Ecco un buon modello che tiene conto di molte non idealità e questo buon modello è adatto a rappresentare il segnale ricevuto. Dei parametri non noti sono, come potete vedere, A, l'attenuazione introdotta al canale, alle volte uno fornisce, detto meglio, questa attenuazione potete anche trovarla rappresentata in questa maniera, come radice di un guadagno, in questo caso quello che non conoscete è il guadagno introdotto al canale. Che in ampiezza dovete metterci radice, oppure potete anche rappresentarla in questa maniera, dove L sono le perdite introdotte al canale in potenza, e quindi in ampiezza dovete metterci una radice. In ogni caso è una quantità minore di 1 questa qui. E per come l'ho detta, come radice di guadagno è anche positiva. In realtà non mi interessa il segno, per me l'ampiezza è sempre positiva, tanto il segno è immagazzinato qui dentro nella fase. Ok? È minore di 1 perché il canale è a tema. Qui trasmetto una certa potenza, ricevo la potenza A quadro per quella trasmessa, con A minore di 1 e A quadro uguale guadagno, che deve essere minore di 1. Quindi la potenza ricevuta deve essere più piccola di 1. Un altro parametro non noto è la fase θ introdotta al canale. Abbiamo detto che è del tutto sconosciuta ed è aleatoria. La modelliamo sempre come uniforme fra 0 e 2 pi greco. Da cosa è dovuta questa fase? Beh, certamente dalla differenza di fase degli oscillatori utilizzati in trasmissione e ricezione. In trasmissione utilizzo un oscillatore, cioè un coseno a una certa frequenza θ, in ricezione
φ, in ricezione utilizzo un altro oscillatore a frequenza φ', φ' meno φ è la differenza di fase fra questi due oscillatori. Poi ci si somma il ritardo di propagazione moltiplicato per fc, che dà un'altra fase, tutte queste fasi assieme, cioè la differenza di fase tra i due oscillatori più la fase aleatoria introdotta al canale, dà comunque una fase aleatoria che chiamo teta e la modella come uniforme fra 0 e 2 pi. Altro fattore non noto è tau, che è il ritardo di propagazione. Sta qui. È certamente proporzionale alla distanza fra trasmettitore e ricevitore. In realtà il trasmettitore e ricevitore potrebbe anche non essere linea di vista, se stiamo parlando di trasmissione wireless. Potrei avere il trasmettitore qui, qui può esserci un palazzo, qui c'è una strada. Il ritardo in questo caso è proporzionale al cammino del raggio che raggiunge il ricevitore, che potrebbe essere, non anche, che potrebbe essere differente dalla distanza tra trasmettitore e ricevitore, perché l'onda potrebbe propagarsi per cammini multipli. Se invece è wired il collegamento, a quel punto dipende dalla lunghezza del cavo che state utilizzando. La velocità di propagazione la conoscete, trovate il ritardo, che è spazio diviso velocità. Altro parametro non noto è delta T, che è la differenza fra i periodi di simbolo dell'oscillatore utilizzato in trasmettitore, al trasmettitore, e quello utilizzato al ricevitore. Al trasmettitore, per trasmettere un simbolo ogni t secondi, utilizzo un oscillatore che lavora a frequenza 1 su t, dove t è il tempo di simbolo. In ricezione, per campionare dopo il filtro attato il segnale ricevuto ogni tempo di simbolo, utilizzo un oscillatore che lavora a frequenza 1 su t'. T è il tempo di simbolo in trasmissione, T' è il tempo di simbolo in ricezione. 1 su T la frequenza di simbolo dell'oscillatore utilizzato in trasmissione, 1 su T' è la frequenza di simbolo dell'oscillatore utilizzato in ricezione. Come faccio a generare un segnale di campionamento ogni T secondi con un oscillatore che lavora a frequenza 1 su T? Questi due hanno una certa differenza, la differenza è non nota ed è l'incertezza che uno ha sul periodo di simbolo. Anche questa va stimata. E delta FC è la stessa cosa. Ma sulla frequenza portante. Cioè, in trasmissione utilizzo un oscillatore a frequenza FC. In ricezione utilizzo un oscillatore a frequenza FC'. La differenza fra le due frequenze è non nota, incognita e va stimata. In realtà delta FC non solo è causata da una differenza della frequenza portante dell'oscillatore utilizzato in trasmissione e dell'oscillatore utilizzato in ricezione, ma potrebbe essere anche causata, oppure potrebbe contenere anche il termine aggiuntivo, causato da un eventuale movimento relativo fra trasmettitore e ricevitore. Perché dovreste sapere che se trasmettitore e ricevitore si muovono di modo relativo l'uno con l'altro, allora la frequenza dell'onda ricevuta è diversa dalla frequenza dell'onda trasmessa,
e la differenza è data dalla frequenza Doppler, cioè il cosiddetto effetto Doppler. In particolare, se sono in avvicinamento, io ricevo un'onda a frequenza maggiore di quella trasmessa. Se sono in allontanamento, io ricevo un'onda a frequenza minore di quella trasmessa. Il modo relativo non è noto fra i due, e quindi la frequenza Doppler non è nota. Quindi non solo non è nota la differenza fra delle frequenze utilizzate dai due oscillatori, ma anche l'eventuale frequenza Doppler che potrebbe esserci. Tutti questi contributi vanno stimati. Si somma in un'unica incertezza di frequenza che va stimata. Vi faccio notare che queste incertezze date dalla differenza del periodo di simbolo utilizzato dalla frequenza di simbolo utilizzata in trasmissione e quella utilizzata in ricezione, e dalla frequenza di portante utilizzata in trasmissione e quella utilizzata in ricezione, che potrebbero sembrare quasi trascurabili, perché uno potrebbe dire: sì, ma se sto trasmettendo un segnale a una certa frequenza FC e io la conosco in ricezione, perché dovrei avere una piccola differenza fra l'oscillatore, fra le frequenze generate da due oscillatori in due posti differenti? La risposta è questa qui. Va ricercata nella nel come viene generato una forma d'onda sinusoidale fisicamente. Nella pratica si utilizza un oscillatore, un generatore di forme d'onda, che genera un segnale a una certa frequenza che è multiplo razionale della frequenza dell'oscillatore di un cristallo. In cascata ci mettono un PLL e generate poi la frequenza che volete. Tuttavia la frequenza generata non è esattamente quella prevista, perché si riescono a generare frequenze con incertezze dell'ordine di 10-100 parti per milione, che è un'accuratezza enorme. 10 parti per milione sembra che sia quasi perfetto. Tuttavia 10 parti per milione potrebbero causare problemi quando FC è molto grande. E vi faccio questo esempio. Supponete che voi in trasmissione state mandando un segnale a frequenza FC pari a 10 GHz e il segnale che mandate abbia banda di 10 kHz. E supponete anche di avere un oscillatore locale precisissimo che ti genera una forma d'onda a frequenza FC con un piccolo errore, piccolissimo, 10 sole parti per milione. Tuttavia 10 parti per milione su 1 GHz, quanto è? 10 alla 9, 1 GHz, diviso 1 milione, 10 alla 6, fa 10 alla 3, 1000. Per 10, 10.000. C'è un'incertezza di 10 kHz. Quindi magari l'oscillatore in trasmissione utilizza una frequenza FC, ma in realtà trasmette a 10 GHz più 5 GHz. E sta mandando un segnale a banda, abbiamo detto, W pari a 10 GHz. In ricezione utilizzo un altro oscillatore, un oscillatore che è precisissimo, lo faccio lavorare a frequenza FC pari a 1 GHz, tuttavia non mi genera una frequenza pari a 10 GHz, perché l'errore anche qui è di 10 parti per milione, cioè 10 kHz. Supponiamo che in questo esempio che sto facendo mi genera una segnale, un oscillatore, un coseno a frequenza FC meno 5 kHz. Quando vado a fare il filtraggio, quindi converto in banda base e filtro passo a basso, seleziono 5 GHz a destra, 5 GHz a sinistra e vado a prendermi questa banda qui, dove non c'è nulla. Quindi, come potete vedere, anche una minima incertezza di solo 10-100 parti per milione su una frequenza molto grande può dare grossi problemi. Ora, questa frequenza molto grande può essere la portante o può essere la frequenza di simbolo 1 su T, ma può comunque dare molti problemi. E quindi
è necessario stimare questa differenza tra le frequenze trasmittenti e riceventi anche in assenza di effetto Doppler, perché può causare grossi problemi. Tutti questi parametri possiamo raggrupparli in un unico vettore phi di parametri non noti, che è costituito dall'ampiezza, dalla fase, dal ritardo, dall'incertezza sul periodo di simbolo e dall'incertezza sulla frequenza della portante. Li metto tutti in un vettore che chiamo phi. Tutti i simboli trasmessi A con 0, A con 1, A con 2 e così via, fino a con K-1, vi metto un unico vettore che chiamo A. Quindi a questo punto avrei dovuto scrivere somma su K che va da 0 a K-1, anche perché ipotizzare una trasmissione infinita non è molto plausibile. Ok? Con questa notazione mi serve ancora un altro oggetto. Tutto questo segnale ricevuto è la parte reale di 32 volte un segnale X che dipende da, che è un equivalente passo a basso e che dipende dal vettore di parametri non noti phi e dal vettore dei simboli trasmessi A. Di conseguenza, con questa notazione, che la notazione è vettore phi dei parametri non noti, vettore A dei simboli trasmessi e segnale X, che è tutto quello che ho trasmesso modificato dal canale, e quindi dipenderà non solo dai simboli trasmessi A ma anche dai parametri introdotti al canale phi, il segnale ricevuto avrà questa struttura. R di t uguale parte reale di radice 2 volte x di t phi a elevato a 2t greco i fct più rumore. Ok? Questo è il modello che utilizzeremo per cercare di trovare una stima dei parametri phi che serve poi a ricezione per demodulazione, per la demodulazione. In questo senso, il modello che abbiamo appena realizzato non dipende in alcun modo dal fatto che la trasmissione sia con memoria o senza memoria, perché in questo modello è tutto nascosto dentro la struttura del segnale X. Ok? Quindi avremmo potuto scrivere un segnale trasmesso che non dipendeva soltanto dal simbolo corrente con K, ma dal simbolo corrente con K e DL simboli precedenti, nel caso di, come nel caso di trasmissione di modulatore con memoria.
tanto poi avrete dovuto accatastare il tutto in un unico segnale X che dipende da tutta la stringa trasmessa A. In questo senso il modello che vi ho detto prima non dipendeva affatto dall'ipotesi di trasmettere con o senza memoria. Quali sono gli schemi di sincronizzazione che vengono utilizzati, i principi di funzionamento con cui si possono dividere le tecniche di sincronizzazione? Beh, prima di tutto posso dividerle secondo due grosse categorie. DA, dove D sta per data e A sta per edit, data, edit, aiutato dai dati, e NDA, non data, edit, non aiutato dai dati. Io posso fare una sincronizzazione aiutata dai dati, cioè aiutandomi coi dati, è una sincronizzazione in cui non mi aiuto coi dati. Nel primo caso significa che io sto trasmettendo una forma d'onda nota al ricevitore, quindi il ricevitore sa esattamente quello che sto mandando, cioè A è nota. L'unica cosa non nota è phi, i parametri, li stima e poi utilizza quella stima per demodulare negli istanti successivi. In questo caso è data edit. Si parla di simboli di training. Dove training vuol dire addestramento, perché servono a addestrare, train, il ricevitore. Mando le simboli noti, il ricevitore si addestra, cioè impara il canale, e poi gli mando i simboli informazionali che decodificherà. Oppure toni di rota anche. È un caso che abbiamo già visto. Se io non conosco, nelle modulazioni analogiche, se io non conosco la fase aleatoria di rotta al canale, cosa posso fare? Mando un tono pilota e lo utilizzo, in quel caso il segnale è noto a ricezione, e lo utilizzo per ricavare la frequenza e la fase della portante. Non data edit vuol dire che non trasmetto un segnale noto a ricezione. Non ci sono simboli training, non ci sono toni pilota. In questo caso però posso vedere due sottocategorie. I primi si chiamano DD, Decision Directed, cioè il sincronizzatore, l'operazione di sincronizzazione viene fatta in maniera non data edit, quindi non ci si aiuta da dati. Il segnale trasmesso, il segnale ricevuto, non si trasmette un segnale noto di ricezione. Tuttavia, per aiutarsi nella stima dei parametri si utilizzano i simboli in uscita dal ricevitore. Ci si aiuta con i simboli in uscita dal ricevitore. Cioè, nel caso di sopra, io trasmetto dei simboli noti, io li conosco. Nel caso di sotto, io trasmetto dei simboli non noti. Però, che succede che se io ipotizzo di conoscerli e come valore utilizzo proprio l'uscita del demodulatore? In fondo, se la probabilità di errore è molto piccola, 10 a meno 5, su 10 alla 5 simboli ne ho sbagliato solo uno. Tutti gli altri sono corretti. Va benissimo lo stesso. I dati non li conosco, ma in realtà ci metto quelli in uscita dal demodulatore, che sono quasi tutti quanti uguali a quelli trasmessi. Decision directed, decisioni dirette, nel senso che guidate dalla uscita del ricevitore.
Se invece non faccio nulla di questo, cioè non mi affido né al segnale trasmesso né all'uscita del ricevitore, le operazioni vengono dette blind, cioè in inglese cieco. Il ricevitore è blind, cieco. Ci si affida soltanto al segnale trasmesso. Scusate, ci si basa solo sul segnale ricevuto. Nient'altro. Un altro modo per un'altra classificazione che posso operare su le tecniche di sincronizzazione è sui modi operativi. Può funzionare in modalità acquisition o in modalità tracking. Come dice la parola stessa, nella fase acquisition uno acquisisce i parametri del canale, nella fase tracking invece uno insegue i parametri del canale. Dall'inglese track, inseguire, tracciare. Perché se io faccio un piccolo disegno qui, in cui qui sopra disegno qualcosa di lentamente variabile, può essere uno dei parametri del canale che sto cercando di stimare, che sono lentamente variabili. In questa piccola zona, questo parametro qui è praticamente costante. Tuttavia, in questa piccola zona, che può essere l'ordine di mezzo secondo o roba del genere, vengono mandati una quantità esorbitante di singoli. Ok? Tantissimi singoli. Qui teta è circa uguale a costante. Se teta la fase è il parametro che sto stimando, se sto stimando un altro parametro, tau, ritardo è circa uguale a costante. Insomma, uno dei parametri, o tutti quanti, qui sono quasi costanti. Fatelo chiamare phi, va? Tutti i parametri sono quasi costanti. Bene, in questa prima fase io non so niente del canale, me lo stimo e sto facendo acquisition. Acquisisco, stimo i valori del parametro phi che mi individua il canale. Dopo, poiché il parametro phi rimane costante, posso utilizzare quel vettore phi stimato, fatemi chiamare phi cappuccio, per demodulare. E lo utilizzo qui. A un istante successivo qui, il canale è sempre più o meno costante, ma ad un valore leggermente differente. E anche qui faccio rifaccio un'altra stima stimo un altro vettore di parametri phi cappuccio che lo utilizzo dopo e così via. Quindi divido l'intero intervallo di segnalazione, scusate, l'intero periodo di comunicazione in tanti sottointervallini in cui in ogni sottointervallo il vettore del parametro rimane più o meno costante. In una prima fase io stimo phi cappuccio e lo utilizzo fino a qui, poi qui stimo un altro phi cappuccio e lo utilizzo fino a qui e così via. È chiaro? Divido l'intervallo di trasmissione in tanti sottointervalli in cui
che sono così piccoli che posso considerare il vettore parametri quasi costante durante tutto quell'intervallo, nella prima fase le operazioni di sincronizzazione stanno funzionando in modalità acquisition, acquisiscono il vettore parametri non noto phi, restituiscono la stima a phi cappuccio, e quella stima a phi cappuccio la utilizzo per demodulare per tutto l'intervallo. E dopo ripeto l'operazione. In alternativa potrei anche immaginare di fare un'altra cosa e dire, ma perché stimassi intervalli regolari parametri ogni volta allo zero? Perché non ti stimi i parametri e poi li continui a aggiornare mano a mano, a inseguire? Qui ho stimato un vettore parametri di cappuccio e poi da qui in poi demodulo i dati, ma potrei anche demodularli qui prima, non mi interessa, ma invece di utilizzare quel vettore parametri di cappuccio lo mantengo fino a qui, io continuo a aggiornarlo istante per istante il vettore parametri. Lo inseguo, faccio una stima iniziale e poi da lì in poi aggiorno costantemente quella stima iniziale, poco per volta, invece di mantenerla invariata fino a quando non si deteriora così tanto e devo ristimarla di nuovo. La mantengo aggiornata tempo per tempo, volta per volta. Chiaramente questa modalità di funzionamento ha il vantaggio che se qui improvvisamente ci sono vantaggi e svantaggi, perché questa qui ha lo svantaggio che se qui il canale comincia a cambiare abbastanza, da qui in poi sta utilizzando un canale abbastanza differente e le prestazioni peggiorano di tanto, fino a che non viene la successiva fase acquisition in cui mi rimetto a posto. Qui invece se il canale cambia abbastanza, magari sono in grado ancora di seguirlo e riesco a cambiarlo in real time, la stima. Tuttavia questo metodo di funzionamento smette di funzionare quando qui c'è un cambiamento drastico del canale, magari io sto col cellulare, giro un angolo, un vicolo, il canale cambia completamente e qui ha voglia di aggiornare quella stima che avete, il canale è completamente differente, non si può riaggiornare quello che già avete, tocca rifare una stima nuova. In questo caso da qui in poi la situazione è compromessa, però nella stanza successiva fate una nuova fase di acquisition e state a posto. Quindi magari in realtà si utilizza una via di mezzo fra queste due. Si fanno intervallini molto più lunghi, in cui fate un acquisition e poi il training, e poi dopo di nuovo acquisition training e così via. Oppure si fanno questi intervalli molto molto stretti e fate una serie successiva di acquisition senza training proprio. Per questo quei simboli là sopra si chiamano simboli di training, perché servono a addestrare il ricevitore. E infine posso anche dividerli in o categorizzarli sotto due classi differenti che sono open loop o anche chiamate feed forward, oppure closed loop, anche chiamate feedback. Diciamo la struttura, insomma. O l'implementazione. Open loop sono un loop aperto, quindi non c'è retrazione. Closed loop invece sono a ciclo chiuso, quindi l'uscita viene rimandata all'ingresso e quindi c'è retrazione. Non so se avete già studiato la retrazione degli esistenti.
un sistema del genere in cui fate una certa elaborazione, un sistema 1, e poi l'uscita la rimandate in ingresso per migliorare, magari prefiltrata, da un sistema 2. Come vedete, la struttura è a ciclo chiuso, si forma un anello, un loop chiuso. In questo caso c'è retroazione, perché sta rimandando l'uscita indietro all'ingresso. Abbiamo già studiato un sistema retroazionato, il PLL, ma poi ne vedete tanti in elettronica e tanti modi, e studierete questo metodo di realizzazione dei sistemi in teoria dei sistemi o controlli automatici. Invece a ciclo aperto c'è una serie successiva di operazioni, tutte rappresentate in un unico macrosistema, ma non c'è retroazione. A ciclo aperto in genere è il modo di funzionalità di funzionare del sincronizzatore quando sta in modalità acquisition. Quando invece si trova in modalità tracking, in genere funziona per retroazione. D'altra parte, se dovete fare un update della stima corrente istante per istante, si utilizzano uno schema closed loop. Oppure anche qui, se sto utilizzando un sincronizzatore, quindi faccio stima di canale non decision, non data edit, ma decision directed, qui sta funzionando in closed loop, perché io sto prendendo i simboli usciti dal ricevitore, li rimando indietro in ingresso, li utilizzo per migliorare la stima di canale, c'è una retroazione, e quindi in quel momento sta funzionando a ciclo chiuso. Quindi può esserci o non esserci retroazione. Va bene, facciamo una breve pausa perché poi l'argomento succede.